Intanto mi pare di capire che questi studenti sono per la maggior parte laureandi o studenti di scienze politiche, giusto? Vi invito a fare un ragionamento. A me è stato affidato l'hashtag innovazione. Io sono una laureata di scienze politiche di questa università e spesso si associa questa parola innovazione ad altre facoltà. Noi siamo quelli della tradizione, noi siamo quelli dell'apparato burocratico, e invece a me è stata affidata questo hashtag, innovazione. Quindi responsabilità sociale d'impresa nell'innovazione. Ora vi spiego perché. Faccio vedere un video. Howland Garden is about building things, building businesses, making the future happen. As soon as you enter, you realize that there's things being built here. I'm able to work and there's a lot of community, but also I find a way to act local and to global. Since we were building something new, something no one has done before, we want it to be the place which we consider being an accelerator of ideas and accelerator of opportunities. The reason why I chose Tallinn Garden and TAG Innovation School is because here I found what I was looking for, a master or course that would give me the right tools to pursue the career that I want to build. I really thought, and I was convinced right away, that only here I could get what I was looking for. Tallinn Garden to me is innovation, business partner and a lab brand. Business partner because Tallinn Garden is full of knowledgeable and talented people you can do business with. It's really the occasion and the right place to learn new businesses and to get in touch with a really wide network of business people. It's a liquid network that's always changing. Everybody, something comes and something goes, and that's good because the network as a overall grows. The family grows. Every day we have different people that can make different things together. Tallinn Garden, it's like a Lego house. You never know what can be coming out from the combination of all these people together. Everyone is really approachable. People are inspiring. Dunque, per noi l'inglese è ancora una barriera, ma credo che si sia capito. Io sono co-founder, per dirlo alla vecchia maniera, sono amministratore unico di Tallinn Garden Cosenza. Tallinn Garden è la rete degli innovatori digitali più importante in Europa. Abbiamo 18 campus sparsi in tutta Europa. L'unico al sud è a Cosenza, l'altro l'abbiamo a Roma, ma noi da queste latitudini Roma la consideriamo nord, quindi diciamo l'unico al sud siamo noi. Cos'è? Co-working non vuol dire lavorare insieme, vuol dire condividere gli spazi. Tallinn Garden Cosenza è un unicum perché è all'interno di un'università che è la nostra università della Calabria ed è uno spazio in cui liberi professionisti e aziende del digitale condividono lo spazio di lavoro e affittano, anziché un ufficio, una stanza, una scrivania che è messa a fianco ad altre scrivanie, e pertanto lì persone e aziende che fuori sarebbero competitor diventano famiglia perché sono compagni di banco. Perché Tallinn Garden a Cosenza? Tallinn Garden a Cosenza nasce quasi come uno spin-off di Goodwill, che è l'altra realtà che gestiamo, che è un'associazione di formazione. E nasce perché io e le mie socie avevamo il pallino del co-working fin da quando ho conosciuto Giancarlo Vivone, che è qui, e che mi parlava di co-working. Di co-working ce ne sono tanti, ma Tallinn Garden è il co-working sull'innovazione digitale. Noi abbiamo capito, insieme poi ad altre 4 persone che sono diventati miei soci in Tallinn Garden, che osservando il territorio, che questo territorio aveva costruito una vocazione all'ICT,
In 20 anni abbiamo, oggi avete sentito tante storie dell'agroindustria, però in 20 anni abbiamo costruito un'opportunità per questo territorio che risiede nella tecnologia e nell'innovazione. Nel campus Talent Garden i ragazzi, i giovani, giovanissimi, 25-26 anni, lavorano con un PC e una connessione per la Silicon Valley, per la Germania, per le nuove start-up, e lo fanno da Cosenza, rimanendo su questo territorio. Lo fanno perché l'innovazione digitale messa a servizio dei settori più tradizionalisti, turismo e agroindustria, permette a questo territorio di avere un'opportunità. Vado alla responsabilità sociale d'impresa che si è presa Talent Garden. Talent Garden Cosenza è stata vincitore quest'anno del premio Sudalitas, che è il premio più importante sulla responsabilità sociale d'impresa in Italia, e lo ha fatto perché non esiste innovazione se l'innovazione non diventa per tutti. E allora dobbiamo abbinare innovazione digitale ad innovazione sociale. Noi in questa terra abbiamo delle eccellenze. Abbiamo una delle tre sedi di NTT Data, abbiamo start-up importantissime, abbiamo un distretto tecnologico, abbiamo Technest, il più importante incubatore del Mezzogiorno, ma queste cose non hanno fatto in questo territorio un brand. Ancora non riusciamo ad attirare le persone, gli sviluppatori che con competenza se ne sono andate negli anni, perché l'innovazione non è diventata per tutti. E allora Talent Garden ha deciso di aprire le porte del proprio campus e di andare nelle scuole e di andare nei giovani studenti universitari e fare due cose: parlare di cultura imprenditoriale e di innovazione digitale, affinché il glossario, gli strumenti dell'innovazione diventino per tutti e che questo territorio possa creare opportunità. Perché cultura imprenditoriale? Perché quando entro nelle scuole e dico ai ragazzi e parlo di imprenditoria, i ragazzi alzano le spalle. Perché da noi imprenditore vuol dire ancora collusione con la mafia, profitto illegale, lavoro nero, e quindi non abbiamo sedimentato in noi una cultura imprenditoriale. Noi siamo i figli della pubblica amministrazione, siamo figli di dipendenti. E allora questa cosa deve maturare in noi, non perché tutti dobbiamo diventare imprenditori, ma perché i principi dell'imprenditorialità, della costruzione della propria leadership, ci serviranno, vi serviranno, sia se vorrete diventare imprenditori, sia se vorrete diventare dipendenti. E allora cultura imprenditoriale, imprenditori, non prenditori, come siamo stati abituati a vedere e a conoscere la classe imprenditoriale di questo territorio. I prenditori che nascevano con i finanziamenti e che poi finivano quando i finanziamenti erano chiusi. Noi dobbiamo costruire una nuova classe imprenditoriale. E dobbiamo sapere però che non c'è imprenditoria se non c'è innovazione digitale e innovazione sociale. Vi lascio con la frase che mi ha guidato in questi anni, è la frase delle città invisibili di Italo Calvino. Lui dice: dove tutto è inferno, guardate ciò che inferno non è, dategli spazio e fatelo crescere. Quindi partiamo da ciò che inferno non è, e ce n'è tanto, e da lì diamo un'opportunità al nostro territorio. Grazie Lucia Moretti.